Oh, piccola mia. La cosa peggiore è che forse Ariel verrà a sapere che tutto quello che ha detto Guillermo purtroppo è vero. E cioè che tu hai una relazione con suo nipote. Non me ne importa niente. Non è importante, mamma. Perché sai una cosa? Ho deciso che io non scapperò più dal mio destino. Ti dispiace lasciarmi sola? Figlia mia. Questa decisione è molto più grave del fatto che ti sei innamorata di Bruno. Dove sei? Nella casa di campagna. Cosa è successo? Hai per caso visto Ariel oppure Guillermo? No, Bianca, ma mio zio è stato sicuramente qui. Amore, ascolta, le cose non possono andare peggio di così. Quindi credo che questo sia il momento perfetto per lasciare la città e per lasciarci alle spalle questo peccato. Bianca, ti supplico, stammi a sentire. È il destino, amore mio. È il destino che ci sta regalando un'opportunità per poter andare via di qui senza dover dare spiegazioni ad Ariel. Smettila, non possiamo scappare dopo quello che è successo. Sì, sì, invece possiamo. Possiamo andarcene in Messico, possiamo andarcene in Colombia, in Europa, dove preferisci. Però noi dobbiamo andarcene per forza, così finalmente potremo amarci liberamente come abbiamo sempre desiderato. Bianca, no! Non andremo da nessuna parte, Chiara. E codardi? Io non lo sono e non me ne vado senza aver permesso da Ariel Moreno. Sono noi. Ho parlato con mio zio. Ah sì? E che cosa gli vuoi dire? Che l'hai pugnalato alle spalle, che sei andato a letto con sua moglie, che ti sei innamorato perdutamente della sua donna e che l'hai sedotta? Non l'ho pugnalato alle spalle e non lo farei mai. Ho solo commesso l'errore di innamorarmi di sua moglie. Beh, questo è stato il tuo peggiore errore. Senza contare che sei suo nipote. Bruno, ascoltami bene. O scappiamo subito, o dovremo affrontare l'umiliazione e la furia di Ariel.